Eccoci tornati qui a Faccia da Radio, 18:50 minuti, martedì 10 novembre, Antonio Bacco, il nostro PR. Ciao ragazzi. Allora, noi stiamo bene bene bene, però cosa? Abbiamo parlato prima all'inizio con Paolo Cucina Capuscischi, che questa sera sono al Soriano. A Caffè Soriano. E abbiamo lì davanti i biscottini, la porchetta, ne abbiamo parlato, il vino. A quest'ora poi ti viene un languorino, ragazzi. Che è veramente tantissima fame. Mamma mia, mamma mia. E infatti ci raggiunge... Punto, già così, un attimo, stai parlando sempre di cibo, hai tanta fame, ti raggiunge Aldo Valentini. Aldo, ciao, Valentini Aldo. Dell'associazione Bellante Inn. E che io so sempre lì organizzare feste, sagre, che poi di cibo sono un po' i padroni in questa zona, Bellante, no? Il Bellante paese. Si è creata una situazione in cui c'è una castagnata. Adesso ce ne sono tantissime. Sì. Però non è che ci sono soltanto le castagne. Mi raccontavi, Paolo, raccontiamoci un po'. Allora, Bellante Inn ha organizzato questa Bellante in castagne, sì, si chiama, giusto? La sesta castagnata. Niente, non ci sono solo le castagne, ma c'è anche la polenta. La polenta con il sugo di costine di maiale e salsiccia. Quest'anno c'è anche una novità. Noi siamo anche l'associazione Bellante Inn è anche l'organizzatrice della Sagra delle Lumache. E quindi... Vi siete associati? Ci siamo associati, quindi con la polenta abbiniamo anche il sugo di lumache. Guarda, io abito a Marina dell'Altidona. Sì. Lì di sagre ce ne sono poche, ok? Nella zona tantissime, però proprio lì fanno una sagra con... questa d'estate, ecco, non in inverno, non vi rubano la scena. Però fanno polenta e lumache. Io ho detto, la polenta e lumache, ma chi se le mangia? Oh, ma tantissima gente mangia la polenta con le lumache. Quindi avete avuto un po' un'idea Tanta giusta. Gente ci ha chiesto questa cosa e quest'anno proviamo. Quindi quest'anno, allora, diciamo da domani, da parte domani... gli spot stanno girando, sì. Quindi siete già tutti quanti informati. Aldo qui è per darvi l'input. E ragazzi, esatto. Svegliamoci, è domani. Ok, quindi domani, quindi dall'11 al 15 di novembre, sì, ci sarà Bellante in castagna, sì, a Bellante paese ovviamente. Sì. Allora, ci saranno le castagne. Le castagne. E quindi già è una cosa buona. Ok, la polenta. La polenta. Gli arrosticini. Le frittelle. Il formaggio fritto. Madonna, ragazzi. Adesso però... Non per svenire. No, io un attimo. Però quando si parla di mangiare, beh, ecco. Soprattutto a quest'ora. Cioè, dicevi poi nel fuori onda che c'era una scelta fra la polenta con le lumache oppure la polenta con le costatine. Costatine di maiale. Vabbè, quindi anche un po'... Anche un po' variato. Certo, variamo un po'. Allora, ma Bellante Inn... questo, diciamo, adesso ha creato questa bella situazione con la castagnata Bellante in castagna. Ma create questi eventi anche dal punto di vista musicale, no? Cioè, sì, ovviamente non c'è soltanto da mangiare. Sì, musica e spettacolo tutte le sere, mercatini artigianali. Che bello. E domani sera ci sarà un gruppo locale di Roseto, gli Accessori anni 60. E poi sabato sera c'è il gruppo agli Aura. Vabbè, il sabato infatti doveva esserci il gruppo Top. Che conosciamo, poi conosci anche te, sì, sì, sono bravissimi gli Aura, cioè quando vanno alle feste li seguo sempre, cioè, io vorrei fare una parentesi, gli Aura sono venuti qui, sono grandi amici di Radio Re 9, ma poi ci hanno portato e ci hanno fatto conoscere una band di Londra, e sono venuti qui con una band di Londra, i Colo, ma ragazzi sono fantastici, perché poi insieme ai Colo sono stati gli Aura anche in giro per il mondo, e in giro hanno fatto un bel tour in Europa con i Colo, e quindi avete scelto una bella faranno band. Faranno tappa a Bellante. Faranno tappa anche a Bellante, gli Aura potete trovarli su Facebook, mi raccomando, anzi, Bellante Inn la troviamo su Facebook. Sagra della Lumaca, la pagina internet. Con 5.000 like. Vabbè. Ma a quanto pare piace. Sì, sì, sì. Quindi a quanto pare piace. No, ma dico poi dal punto di vista... Ora, c'è Bellante in castagna, però magari per le prossime come possiamo per trovarvi bene? Sì, potrete... Troviamo le informazioni lì. Sagra? Sagra della Lumaca su Twitter. Tutti i maggiori social network. Ah, quindi è una cosa vostra. Non c'entra niente Altidona. È una cosa grande. Ah, ma cioè io non... Altidona, cioè abbiamo copiato Bellante Inn. Adesso, come... bisogna... quando incontro qualcuno di Altidona magari lo dico. No, c'è la polenta con la Lumaca, però... Fa gemellaggio. Un po' lontano. Altidona Bellante. Altidona Bellante, quanti chilometri saranno? Beh, secondo me un 200. No. Sì, dai, 200 adesso. Dove eravamo? A Rimini, 200 chilometri. No, ma dai, cioè, saranno quella quarantina, to. La cinquantina. Dai, quella cinquantina di chilometri, buoni, buoni. Allora, abbiamo parlato con Aldo Valentini. Aldo, noi saremo tutti quanti da domani fino al 15 di novembre a Bellante in castagna, creata da voi ad hoc.
Sì. Abbiamo detto che ci sarà musica anche, ma soprattutto cibo buono, quello che ci piace. Nelle nostre zone poi offriamo di un cibo buono, ragazzi. Anche i ragazzi del nostro talent, Facci da Radio. C'è molta gente che viene da fuori e dice, ah, ma io mi sono trovato a mangiare delle cose buonissime che magari a Milano non ho mai sentito, perché poi la polenta non la mettono nelle scatoline, quelle che trovi al centro commerciale a Milano. Vabbè, dai. Ciao ragazzi di Milano che ci ascoltate, però qui si mangia un po' meglio, un po' leggermente meglio. Allora, Bellante in Castagna dall'11 al 15 novembre, mi raccomando, Bellante Paese, abbiamo sentito qui con noi ospite Aldo Valentini dell'associazione Bellanteine, grazie mille Aldo. Prego. Vi invitiamo domani, mi raccomando, Tutti a pancia piena, ragazzi, poi ragioniamo di un bene e di un buono assurdo. E soprattutto ci divertiamo. Esatto. Francesca Michelin, l'amore esiste.